protagonista, se ti deve iniziare, probabilmente sui vostri computer c'è qualcosa, magari non con questo sfondo, però con qualcosa di simile a, a questo. Questo allora, ricordatelo che non lo vedrete mai più. Allora, l'idea è che possiate da subito, da questo momento, provare Linux sui vostri computer. Per cui noi abbiamo qualche chiavetta USB pronta da far girare sui vostri PC con Linux, sono qui da prendere in un modulo. E se invece qualcuno ha delle chiavette USB portate da casa, mostriamo immediatamente la procedura per... Ah, ok. Non ce l'abbiamo per tutti, però. Abbiamo anche dei è più veloce la chiavetta, io consiglio la chiavetta perché è più veloce. Con la promessa che poi ricondividete. Se qualcuno ha il PC a 64 bit abbiamo ancora tre chiavette. Sì, perché avete sì, lo potete tenere, ce ne sono qui ancora e vediamo solo poi di ricondividerlo con te. Sì, troppo le 11 di più è ancora uscita. Questa è l'ultima Ovviamente si scarica dal sito di Ubuntu, che è www.ubuntu.com. Se la rete del poli non fa cerca, ma in Windows ovviamente si ecco qua. Se categoria download e cliccando su download e install arriviamo direttamente alla pagina di download. Selezioniamo l'ultima versione e qui 32 o 64 bit.
Se siete assolutamente certi non lo siete, perché la 64 bit funziona sul vostro computer, potete provare la 64 bit. La raccomandate la 32 bit perché sicuramente funzionerà su tutti i vostri computer e non avete problemi. Per cui, essendo gratuito il download, nessuno vi vieta, dopo aver provato la 32, di scaricare e preparare una chiavetta con la 64 bit e vedere se funziona anche quello. Il problema sono più che altro i driver, per cui magari alcuni driver non sono disponibili sulla versione 64 bit. Cliccando su Start Download, ovviamente parte il download, per ragioni di velocità della rete del poli l'abbiamo già scaricata qui sul desktop. Come far prendere questa immagine ISO? Quello che noi scarichiamo è un'immagine ISO. Qualcuno ha difficoltà a capire cosa, come si usa un'immagine ISO, o posso saltare la spiegazione? Vado avanti. In pratica sarebbe un file che sarebbe tutto il contenuto di un CD in un file solo. Sarebbe in maniera lettera, spero che non arrivi un nuovo oggetto da quella parte. Sul sito di Ubuntu c'è una procedura guidata che permette, che spiega proprio come creare una chiavetta eseguibile partendo dall'immagine ISO. Una volta si ricorreva alla masterizzazione su CD e si ottiene praticamente il CD che noi abbiamo distribuito. Il mio consiglio è quello di utilizzare una chiavetta perché è molto più veloce da eseguire. Dalle velocità di lettura è molto più lenta su CD, per cui provandolo diventa proprio uno strazio. Invece la chiavetta USB è praticamente a velocità quasi pari a quella di installazione. C'è proprio le istruzioni scritte sul sito, per cui io scelgo che voglio creare una chiavetta USB e utilizzando Windows mostrami come, e c'è tutte le istruzioni con tutti i passaggi per l'installazione. Il programma che loro fanno scaricare è questo Universal Installer che abbiamo scaricato e si presenta in questo modo. Non richiede installazione, bisogna semplicemente selezionare la distribuzione che stiamo usando, nel nostro caso Ubuntu 11.04, scegliere il file del file ISO con la distribuzione, inserire una chiavetta USB, io mi inserisco la chiavetta. La chiavetta deve essere vuota perché ovviamente tutti i dati presenti sulla chiavetta verranno eliminati per far spazio a Ubuntu, anche se c'è spazio. Ubuntu occupa meno di 1 GB, infatti questa è una chiavetta da 1 GB, va benissimo. Non c'entra lo spazio, c'entra appunto che deve creare una partizione bootabile, comunque caricabile all'avvio, per cui deve cancellare tutto. Si sceglie l'unità sulla quale installare, controllate bene che sia la stessa unità, onde evitare di preparare il disco C per l'avvio di Ubuntu, è una cosa piacevole. L'installer di Ubuntu chiede anche se si vuole lasciare uno spazio, nel mio caso limitato a 297 MB perché poi non c'è più spazio sulla chiavetta, dove salvare i file. Io direi che per una prova così va bene anche lasciare vuota. Schiacciando su Create parte. Utilizzerò però in questo caso il programma UnetBooting, che è quello con il quale loro hanno creato le chiavette, e come potete vedere funziona esattamente allo stesso modo, per cui si va a selezionare un'immagine ISO, in questo caso non c'è neanche da selezionare la versione della distribuzione, si sceglie unità e si dà OK. In questo momento il programma sta preparando la chiavetta, sia copiando tutti i file dal file ISO nella chiavetta e anche preparando la chiavetta in modo da poter essere caricata. Adesso alla fine di questa procedura io mi ritroverò nella stessa situazione di voi che avete ricevuto la chiavetta che avete preso qua. Allora, intanto vi descrivo quello che andremo a fare adesso. Noi dovremo riavviare il computer e accedere a quello che si chiama boot list, ovvero la lista di tutti i dispositivi dal quale il computer può essere avviato. Possono essere l'hard disk, può essere la rete, per cui avviare il computer via rete, o come nel nostro caso una chiavetta, un hard disk esterno, oppure il CD di un computer. Mi ricordo quella volta qui, anche se si è piantato il mondo, sono diventato.
schermata, probabilmente state per vedere la schermata con i video che vuoi, per vedere che serva. Io ne ho una. Con Gesù detto, di quelli che abbiamo distribuito adesso, ok, perfetto. Non scusate, sono un po' di ringraziate il simpatico amico che ha osservato la presentazione. Allora, riavviamo il sistema facendo una resta al sistema e non riavvia, qui spegniamo. L'ho trovata 20 volte questo passaggio. Ok. La difficoltà viene adesso, l'unica difficoltà del processo. Vedete, che ogni istante si tratta di un secondo per leggere tutte le righe che vi si compariranno e trovare boot order. Solitamente il tasto da premere per accedere a questo elenco può essere ESC, F8, F12 in base al prodotto F2. Per cui avete pochi istanti, nel mio caso è F8, ok, dovreste riuscire ad arrivare a un evento di questo tipo. In pratica noi dobbiamo dire al computer non partire caricando i file presenti sulla disk, ma caricando i file presenti sulla chiavetta o sul CD. Per cui se qualcuno ha CD, inserisce il CD e se poi sceglierà CD di BD. Ovviamente le scritte cambiano da computer a computer in base ai componenti, in base anche al nome della cavetta. Quanti sono arrivati a questo punto? Ok. Ah, ok. Nel caso di anni danno una mano a difficoltà. Generalmente gli HP dovrebbe avere F12, gli EDC escono il tasto per accedere a questo elenco. Se qualcuno in difficoltà arrivare a questo punto, ci sono i ragazzi di Torco che danno una mano nelle fasi tecniche dell'installazione. No, se vuoi posso installarmi, però è da installare subito, non credo che la vabbè, comunque segui la procedura poi quando avrai la chiave, quando la porta è bene, ok. Non, facendo questa cosa non rischiate assolutamente niente, per cui non vi si cancelleranno i dischi su Windows, non vi si brucerà il computer, non verranno gli assegnati a casa perché avete provato Windows anziché sottoporvi alle insidie di Microsoft ed Apple. Potrete vivere la vostra vita normalmente perché nel momento in cui si spegnerà il computer lo riavrete come era prima. Non diventerete della gente come Quellino, vi crescerà immediatamente la barba. Non vi notificherete la barba. Abbiamo scelto appunto questa soluzione del Live CD proprio per darvi la possibilità di provare il sistema anche a casa tutto il tempo che volete senza installarlo, per cui nel caso non vi dovesse più funzionare il punto, avete fatto dei casini, spegnete il computer anche forzatamente per il tasto premuto, staccate chiavetta, tirate fuori i CD e vi ritrovate il vostro Windows su quello che avete, felice felice come qui. Non mi spegni esattamente, non mi schiaccio più.
Se passo al passo successivo qualcuno si ritrova impantatissimo, posso procedere? Qualcuno vuole che stia fermo che ancora per qualche minuto? Vado avanti? Allora, selezioniamo. Vado. Okay. Allora, selezioniamo il USB key o ogni voce che possa intendere quello. Ok, e ci troviamo qui. Ok, dovremmo trovarci questa cosa, una cosa simile a questa. Ovviamente dobbiamo scegliere prova o senza installare. Diamo invio e aspettiamo il tempo tecnico per il quale richiede il caricamento del sistema. Durante questa fase potrebbe capitare ogni genere di errore grafico, per cui incasinarvi lo schermo, state tranquilli, alla fine dovrebbe comparire una freccina, e per cui se in questo momento non vedete questa bella schermata che praticamente è viola, ma qui il contrasto ci dà un po'. Se vi dovesse vedere qualche linea incasinata state tranquilli perché poi si risolve. Barra in alto e una barra in basso e basta. Non c'è quella bella barra laterale. Ok, questo dipende dal fatto che i driver per la vostra scheda video non sono inseriti direttamente nella versione avviabile, ma vanno scaricati successivamente. Ci sarà un talk nelle prossime lezioni, il prossimo talk vi faremo vedere come installare i driver necessari per avere questa visualizzazione. Diciamo non c'è da preoccuparsi perché il funzionamento, quello che vedremo adesso, è abbastanza simile, se non è applicato così. Iniziamo a vedere i punti comuni alle due distribuzioni, che sono ovviamente la barra di modifica, dove assomiglia leggermente a quella di Mac, dove abbiamo le varie notifiche, il segnale della batteria, il segnale per l'icona delle connessioni di rete, volume, questo è una funzionalità di Ubuntu che permette di impostare i client di posta in statistica istantanea e social network direttamente nel sistema, per cui potrete twittare e aggiornare lo stato di Facebook direttamente dal sistema, controllare nel caso vi arrivasse una nuova email da busta diventa verde, riceverete delle notifiche sul desktop, tutte funzionalità che poi consentono l'integrazione della comunicazione sul web direttamente dal sistema. Calendario, a questo punto è il menu che ci permette di controllare lo stato su Twitter, Facebook o in un eventuale account reshuffled, controllate in un solo programma, e poi il menu che permette di spegnere e riavviare, ibernare e sospendere il computer. Vediamo subito come navigare sulle cartelle.
di per sé troverete tutti la cartella esempio, immagino anche chi ha la TV, ok? Allora, questa icona sotto serve appunto per installare Ubuntu ed è, la vedremo nel topic successivo. Possiamo iniziare ad aprire la cartella esempio per vedere un attimo il programma che si chiama Nautilus e sarebbe il sostituto di Explorer, ovvero il programma che ci consente di navigare all'interno delle cartelle del computer. Mi sembra da subito molto simile a quello di Windows o di Mac, perché non dovrebbero esserci problemi, ovviamente hanno il tasto indietro, il tasto avanti, il tasto ricarica. E come su Mac, sulla parte sinistra è presente una barra con tutte le scorciatoie. Scusa, dimmi. Ho un problema, non si muove. Non ci sono i driver per il Ok, come prima, purtroppo ci sono delle questioni tecniche che chiedono. Ok, vediamo un attimino come è strutturata la cartella dell'utente. In questo caso l'utente per la versione avviabile si chiama Ubuntu, ovviamente quando lo installerete sceglierete il termine oppure quello che volete. E come se su Windows che metto SX trovate le cartelle desktop, documenti, download, musica, video e ovviamente ne potete aggiungere delle altre, su questo mi soffermo perché è esattamente identico. Per quanto riguarda l'organizzazione del file system, ovvero l'albero delle cartelle, ovvero partendo per dire da C, in Windows troviamo la cartella programmi, la cartella utenti, questo siccome in Linux è leggermente più complicato dal primo punto di vista, abbiamo un talk nelle prossime lezioni appunto per spiegare in maniera molto semplice come è organizzato. Diciamo che guardandolo, questo punto sarebbe come aprire il disco C di Windows. Abbiamo la cartella home dove sono contenute tutte le cartelle degli utenti, per cui diciamo che per le prime operazioni che di solito si fanno è già abbastanza. Ovviamente utilizzando i browser questi si configurano automaticamente per scaricare tutti i file nella cartella download, e mentre i programmi di Office, il LibreOffice che sarebbe la versione open source di Microsoft Office, salveranno i documenti nella cartella documenti. Queste sono le impostazioni di standard, di default, poi voi potete modificarle esattamente come si fa su Windows. Questo penso che una delle prime cose che avrete notato è che non ci sono nemmeno un file, modifica, eccetera, eccetera, sopra la cartella. Questo perché in maniera analoga a Mac OS X, Ubuntu ha scelto di metterle con questa nuova visualizzazione che si chiama Unity, le ha messe direttamente nel menu in alto. Questo non accade nelle persone che invece hanno problemi perché sono impiegati direttamente. Questa è stata introdotta nell'ultima versione, la 15.04, ed era stata la scelta del sistema di Ubuntu. Diciamo che questa barra laterale si comporta in maniera analoga al dock Mac OS X, ovvero sono presenti delle icone per avviare i programmi, per cui se io schiaccio su questo programma si apre il Writer, che è l'alternativa Word, e ovviamente tutti i programmi, anche se non presenti in questa barra, che avvierete avranno l'icona che segnala che il programma è aperto. Questo è appunto il motivo per il quale vi consiglio di usare anche Archimedes, perché lo sentite velocissimo, perché se invece utilizzate CD ci mette qualche secondo a caricare i file dal CD alla RAM per eseguire il programma. Invece in questo modo sembra quasi un utilizzo normale del sistema. Dove sono i programmi? I programmi possono essere lanciati in due modi. Poi per esempio ovviamente della barra cliccando di sopra abbiamo questo tasto Application che apre questo menu dove fa vedere diciamo le applicazioni utilizzate più di recente e le applicazioni disponibili al download.
questa è una fase che vedremo nelle prossime lezioni. In pratica, essendo queste applicazioni scaricabili e installabili gratuitamente e in maniera automatica, vengono proposte. Diciamo che Ubuntu ha creato questo sistema analogo all'App Store, ovvero voi avete un programma che aprite con tutte le categorie. Adesso non so se riesco a farvelo vedere perché non abbiamo ancora configurato la rete internet. Esatto, questo è l'Ubuntu Software Center, che non è presente nelle altre distribuzioni ed è molto comodo per chi è alle prime armi per l'installazione dei programmi. Come l'App Store o simili, è diviso in categorie e all'interno di ogni categoria sono presenti tutte le varie applicazioni installabili. In questo caso sono andato nella categoria browser e sono presenti tutti i maggiori browser. Non c'è Google Chrome per un semplice motivo. La versione open source, tutti i software che trovate qui all'interno sono open source. Ovvero ci sono delle preferenze che permettono anche di aprire altri software. Cioè io parlo delle impostazioni di base, sono open source. Google Chrome non è open source perché è la versione preparata da Google, che appunto si scarica dal sito di Google, e per quindi non è stato rilasciato il pacchetto. In questo caso Chromium è praticamente la stessa cosa rilasciata in il codice rilasciato, come abbiamo detto prima. Google ha fatto questa scelta: noi rilasciamo il codice sorgente in modo che si possa condividere e modificare in filosofia open source, però anche noi abbiamo la nostra pacchettizzazione, la nostra versione. È un po' come quando dalla prima distribuzione Linux sono state create le altre, ognuno si è creata la sua. Quindi questo è il codice base, Google Chrome è stato modificato un pochettino per le varie esigenze. Comunque, installando era la stessa cosa. Adesso non mi mostra il tasto installa perché non è collegato a internet, non si può fare, però nel caso di Firefox che è installato trovo il tasto rimuovi. Ovviamente nel momento in cui andate a casa e cliccando su qua scegliete la rete, mettete la password, perché ovviamente è tutto molto semplice. Se provo a promettermi la rete della CUSD, se sapessi la password ci basterebbe entrare e funziona. Questo sono grandi passi avanti che ha fatto Ubuntu, soprattutto perché ha reso tutte le operazioni standard che una volta richiedevano di utilizzare il terminale per cui la riga di comando sono state risolte con l'utilizzo di interfacce grafiche, per cui l'installazione di una rete wifi su Ubuntu è esattamente simile a Windows che Macintosh, per cui la felicità di connessione è molto bassa. Non mi connetto alla rete del Poli perché non ho il certificato, insomma sapete com'è la procedura. Comunque dopo nel talk successivo fai vedere come si connette, giusto? Ok, per cui vedrete anche come si connette. Per quanto riguarda le applicazioni, abbiamo una buona dose di applicazioni già installate. Chi ha l'interfaccia Unity, ovvero con la barra, può accedervi da questo pulsante applicazioni. Se noi andiamo su, clicchiamo per visualizzare le 76 applicazioni nascoste, abbiamo una serie di applicazioni preinstallate pronte da utilizzare. Tra queste ci sono anche, come vedete, alcune applicazioni che permettono il controllo e le preferenze del computer. Queste applicazioni si trovano anche nel System Settings, che sarebbe il pannello di controllo di Ubuntu, come se fosse il pannello di controllo di Ubuntu, cioè in quel senso. Quello che vedete qui è tutto in inglese. Ovviamente nel momento in cui si fa partire l'installazione, per cui per le varie opzioni di installazione c'è la possibilità di installare in italiano. Ok, direi che ho finito, passiamo all'installazione vera e propria. Io ho fatto vedere le applicazioni da questo modo. Per chi ha l'interfaccia GNOME ha almeno direttamente applicazioni nel quale si trova tutte le applicazioni pronte al finito. Ultima cosa che mi ammazza. Ovviamente se in questo caso risulta abbastanza disordinata l'ordine delle applicazioni, perché sono tutte mischiate, c'è questa pratica scorciatoia che permette di selezionare direttamente la categoria di applicazioni che ci interessa. Ah, ok,
abbiamo 5 minuti di pausa. Dove potete inondarci di domande, se volete.